Amici all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa di Pescara Penne, un caro saluto da Davide De Amicis che vi parla e ben trovati all'appuntamento del venerdì con servizi e interviste che vi parla oggi di grande ciclismo perché torna sulle strade d'Abruzzo, sulle strade di Pescara, il trofeo Matteotti, la classicissima del ciclismo internazionale giunta alla sua 74esima edizione. Tornerà dunque l'appuntamento con le due ruote. Domenica 19 settembre 2021, partenza e arrivo come sempre da Piazza Duca degli Abruzzi, si ripeterà il circuito da 15 km da ripetere 13 volte per un dislivello di 150 metri a giro, il totale sarà di 195 km da percorrere. Un percorso che si snoderà sulle strade di Pescara, Pescara Colli e Monte Silvano Colle, ricordiamo anche il Gran Premio della Montagna di Monte Silvano Colle, partenza alle 11.15, l'arrivo previsto intorno alle 16, 20 le squadre al via, tra cui due World Tour, ovvero appartenenti alla Serie A del ciclismo, che sono la UAE Emirates e la Movistar. Presente la nazionale italiana di ciclismo su strada, guidata da Davide Cassani, con 7 corridori. Giovedì 9 settembre si è tenuta la presentazione presso la sala consiliare del comune di Pescara, alla presenza di grandi ospiti, a partire dal presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, che è l'organizzatore dell'evento, Daniele Sebastiani, e proprio da lui vogliamo partire con il nostro giro di interviste e poi via via a tutti i protagonisti della kermesse. A Radio Speranza in Blu siamo con Daniele Sebastiani, presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, l'uomo che ha rilanciato il Matteotti negli ultimi 3 anni, insomma questa 74esima edizione che è riconfermata domenica 19 settembre 2021, un'edizione che ha vinto tutto, la crisi economica, l'emergenza sanitaria, è davvero la passione per il ciclismo è più forte di tutto e anche la sua perseveranza, la sua dedizione nel mandare avanti la corsa. Ma il Matteotti è una corsa dell'Abruzzo, è una corsa dell'intera Italia, perché è una gara internazionale di grandissimo valore e di grande tradizione, quindi sarebbe veramente un peccato mortale farla morire. Noi ci abbiamo messo tanto, soprattutto in questi ultimi 2 anni, perché veramente è stata difficilissima, questa ancora non parte, quindi mi auguro che finisca tutto bene e benissimo come l'anno scorso, però sicuramente sarà difficilissima. Un grande ringraziamento va veramente fatto a tutte le forze che sono intervenute, quindi poi parlo delle istituzioni, parlo delle forze dell'ordine, parlo dei partner commerciali, perché senza di loro sicuramente questa edizione non sarebbe potuta fare. Una delle poche corse, delle poche classiche italiane che ha sopravvissuto alle scure della crisi economica, questo la dice lunga sulla grande passione che c'è a Pescara. Qual è l'impegno, qual è il lavoro dell'Unione Ciclistica Fernando Perna da lei coordinata per portare avanti questo sogno, per mantenere Pescara nell'elite del ciclismo internazionale? Ma questa è proprio è una bella considerazione, nel senso che il Matteotti forse è rimasta forse una delle poche classiche in Italia che non ha chiuso battenti, e noi siamo orgogliosi di questo, anche perché sappiamo il lavoro che c'è dietro, sappiamo tutto quello che facciamo nell'anno di preparazione del Matteotti, e alla fine il coronamento di tutto questo lavoro è lo svolgimento della gara. Oltre ad essere un grande dirigente, il presidente Sebastiani è anche un grande sportivo, un appassionato di ciclismo. Come seguirà questa 74esima edizione? Quali sono i suoi auspici di questa corsa? Ma la 74esima edizione, come al solito, la seguo in ammiraglia con Stefano Giuliani, che è il mio socio e partner in questa iniziativa. E gli auspici sono quelli di vedere intanto tanta gente sul circuito, perché sarebbe un bel segnale per tutti quanti noi dopo questi 2 anni di pandemia, e soprattutto di vedere una bella gara dura che magari possa essere vinta da qualche corridore che la settimana dopo potrebbe essere protagonista del mondiale. Radio Speranza in Blu, siamo con Stefano Giuliani, direttore tecnico del Trofeo Matteotti, 74esima edizione, un'edizione che ha vinto ogni difficoltà di carattere sanitaria, di carattere economica, e si ripropone con tutto il suo fascino, con tutto il suo percorso estremamente selettivo, questi 15 chilometri da ripetere 13 volte, il circuito che come sempre farà grande selezione e imprevedibile anche dal punto di vista del risultato finale. Ah sì, il Matteotti io l'ho partecipato come atleta per 9 volte, quindi conosco ogni punto, è una gara selettiva. Diciamo che a settembre lo potrebbe essere un pochino meno, perché se c'è un po' più di fresco, diciamo, tecnicamente si ha dei vantaggi, però poi i corridori fanno la differenza. Il percorso è molto tecnico, vincerà sicuramente
qualcuno di spessore. Sono orgoglioso di rappresentare Matteotti e cercare di rilanciarlo. Purtroppo questi ultimi 2 anni è stato un po' frenato, ma devo dire che comunque il livello è stato alto e mi auguro che lo sarà sempre di più. Il mio impegno è massimo, sto facendo ancora esperienza come organizzatore e quindi unendo le forze possiamo solo migliorare, perché ricordiamoci che è un evento nel ciclismo, è l'evento più importante al sud e quindi non dobbiamo mollare, e il ciclismo a me mi ha insegnato a non mollare mai. 21 squadre al via, molte, alcune anche quelle World Tour, insomma questo rilancio, questa ricollocazione del Matteotti a settembre è stata la svolta vincente. Quali le squadre principali, quali gli atleti su cui puntare lo sguardo durante la corsa? Ma la lista degli iscritti è arrivata appena adesso, non sono riuscito neanche a vederlo bene, però diciamo ci sono 2 World Tour, la UAE, la Movistar, 9 professional, la nazionale italiana e poi tutte le altre squadre italiane, magari di meno tra virgolette blasone, però che secondo me devono partecipare, perché io faccio parte di quelle squadre minori dove si fa fatica a trovare spazio. Sicuramente le squadre minori saranno quelle che si metteranno più in luce e poi magari la conclusione può essere, io ho visto tra gli iscritti Valverde, Trentin, Ulissi, l'altro ragazzo Battaglini, fortunato, che ha vinto la tappa al Giro d'Italia, quindi sono contento anche se non mi accontento mai, e quindi il prossimo anno vorrei vedere ancora più World Tour, ancora più campioni, e questo dipende da noi se riusciamo a crescere ancora un po', perché purtroppo oggi fare queste manifestazioni è molto impegnativo anche sotto a livello economico ma anche strutturale. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Pescara, Patrizia Martelli. Dunque la 74esima edizione del trofeo Matteotti, si rinnova questo appuntamento col grande ciclismo internazionale a Pescara. Pescara che come sempre fa un salto oltre le difficoltà e riesce a riconfermare questa corsa oltre ogni crisi, oltre ogni emergenza sanitaria, grazie anche al comune di Pescara, la 74esima edizione del Matteotti in realtà. Assolutamente sì, l'amministrazione comunale ha fortemente voluto la 74esima edizione del Matteotti, si è impegnata fino in fondo, ormai il Matteotti fa parte del nostro DNA, rappresenta la storia, le nostre origini, le nostre radici, quindi dal nostro punto di vista era assolutamente importante avere il Matteotti anche quest'anno qui nella città di Pescara, ma soprattutto nell'Abruzzo. Contributo fattivo quello del comune, economico, logistico, operativo, come sempre è un comune che tiene alla propria corsa, all'emblema nel mondo del ciclismo che passa qui da Pescara. Da parte del comune c'è stato un grande contributo, non solo il supporto logistico, ma anche un contributo importante, perché è stata mia premura nel primo step cercare di garantire la sicurezza del circuito interessato al trofeo Matteotti, perché per noi la sicurezza degli atleti, ma soprattutto anche degli addetti ai lavori, è al primo posto. Dunque l'appuntamento a domenica 19 settembre, un invito a tornare a guardare Matteotti anche sulle strade di Pescara, ad applaudire proprio i beniamini. Sì, infatti non vedo l'ora, finalmente quest'anno riusciremo a vedere finalmente un pubblico appassionato che si merita davvero di vedere il nostro Matteotti in prima linea. Quindi buona gara a tutti gli atleti e ci vediamo il 19 settembre. A Radio Speranza siamo con Alessandro Pompei, assessore allo sport del comune di Montesilvano. Dunque anche quest'anno si rinnova il sodalizio col comune di Pescara per dar vita al Matteotti, 74esima edizione, un'edizione che ha vinto ogni sfida, quella sanitaria, quella economica, ed è tornata alla corsa. Qual è l'importanza per il comune di Montesilvano, che ospita il Gran Premio della Montagna, che ospita le salite di questa corsa, la parte forse più emozionante? Sì, esattamente, per noi come ogni anno è sempre un grandissimo piacere, un orgoglio poter ospitare il trofeo Matteotti. Diamo continuità quindi ad un percorso diciamo ciclistico che ci ha visto protagonisti anche con il passaggio del Giro d'Italia nei mesi scorsi. Sarà la prima edizione post-Covid, nel senso che perlomeno rispetto allo scorso anno speriamo possa partecipare molta più cittadinanza, perché l'anno scorso, per quanto sia stata perfetta e impeccabile l'organizzazione, è stato un po' diciamo anomalo non vedere insomma quel fiume di gente che solitamente invade le strade sia di Pescara che di Montesilvano, per cui
come un po' una metafora del ciclismo, dove dopo ogni salita insomma ci aspetta una discesa. Speriamo, come quest'anno, di poter essere arrivati in cima alla salita e di vedere insomma l'inizio della discesa, la cosiddetta luce in fondo al tunnel, per tornare a poter godere di questi eventi di prestigio non solo locale, ma Matteotti ormai è diventato a tutti gli effetti un evento assolutamente di fama internazionale, anche con ottimismo anche per il futuro. Un contributo fattivo quello del comune di Montesilvano per ospitare Matteotti, e magari, perché no, tornare ad ospitare anche qualche altro arrivo di classiche importanti del ciclismo, e quindi più che mai un invito ad essere sulle strade di Montesilvano il 19 settembre per applaudire proprio i beniamini. Assolutamente sì, solitamente la città di Montesilvano è sempre molto sensibile a questo tipo di eventi e partecipa in maniera molto attiva al Matteotti, quindi io sono certo che la risposta sarà assolutamente positiva, assolutamente civile, così come è sempre stata negli anni passati. E sì, la speranza e diciamo l'ambizione è quella di poter puntare nei prossimi anni, dar continuità a questo percorso e magari ospitare un arrivo, una partenza anche del Giro d'Italia. E allora appuntamento a domenica 19 settembre sulle strade di Pescara per seguire la 74esima edizione del Trofeo Matteotti. Da Davide De Amicis, che vi ha parlato, è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento in compagnia di Radio Speranza in Blu.